Salve a tutti. Dopo la pubblicazione del video su Canzone per te di Sergio Endrigo, abbiamo ricevuto alcuni commenti interessanti. In particolare, Lord Gwynne ci dice di aver studiato la canzone di Lucio Dalla Futura e di aver trovato un accordo abbastanza strano. Cioè dice: la mia domanda riguarda la strofa, se siamo in fa, quindi fa maggiore, come mai nel secondo movimento della strofa in conclusione troviamo il re settima e come mai ci sta così bene? Ecco, la domanda diciamo che contiene già la risposta, infatti dopo dice: hai il ruolo di dominante secondaria? Potrebbe un giorno portare la spiegazione dell'armonia di questa canzone? Ci sta così bene perché effettivamente si tratta di una dominante secondaria. Se noi... Questo brano però mi ha stimolato una seconda riflessione, che è la parte dello special, dove la ricerca della tonalità è una, diciamo, è abbastanza complessa. Quindi, se noi partiamo da qui. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti. Chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Ecco, qui c'è tutta una parte su quell'accordo sul quale ci siamo soffermati prima, cioè il do undicesima. Prendete con il dito anulare sull'ottavo tasto della sesta corda, così, e poi sotto vi fate una specie di fa, fate qui, lo fate in questa posizione, ma con mignolo, medio e indice, quindi. Io farei così, do undicesima, do settima, spostando l'indice sul mi. Qui troviamo due accordi che si susseguono, si ripetono, un La minore 7 e un Mi minore 7. C'è chi mette il Re undicesimo al posto del La minore 7, va bene lo stesso. Poi a un certo punto cambia e dice ancora La minore, Mi minore. Qui a questo punto ci mette un altro accordo che è il Si bemolle 7 seguito dal La 7. Si bemolle, La. E si alterna di nuovo Si bemolle 7 maio, Si bemolle settima maio, La. Quindi abbiamo questi due gruppi di accordi, La minore, Mi minore e dall'altro Si bemolle La 7. Qual è la tonalità? Ora, se noi partiamo che eravamo in tonalità di Fa maggiore, nei primi due accordi ci troveremo che, allora, armonizziamo il Fa maggiore, Fa, Sol minore, La minore, Si bemolle maggiore, Do maggiore, Re minore. Troviamo quindi il La minore sul sesto grado, non troviamo il Mi minore, non esiste il Mi minore, quindi non siamo in tonalità di Fa. Poi abbiamo gli altri due accordi, Si bemolle 7, La 7. Sulla scala del Fa troviamo il Si bemolle 7 perché è il Si bemolle perché è il suo quarto grado, ma non troviamo La 7, a meno che non lo pensiamo come
una dominante secondaria del re minore, cioè nel sesto grado del fa, ma in questo caso diciamo che non lo troviamo. E allora quali sono le, qual è la tonalità di questa parte? Ora, per me, io dico che ci sono due tonalità. La prima, la minore, mi minore. Cerchiamo di pensare, diciamo, di non fermarci soltanto a questa melodia. Sviluppiamo una nostra melodia. Cioè, partiamo da questa melodia di Lucio Dalla, no? E anche la melodia di tensione non risolvono. Quale potrebbe essere un accordo che risolve? Il Sol maggiore è un accordo risolutivo e per me è la sua tonalità. Infatti noi nel Sol maggiore, sulla scala del Sol maggiore, troviamo sia il La minore sul secondo grado, sia il Mi minore sul sesto grado. Ed è la prima parte. Poi abbiamo detto che troviamo Si la fossimo ancora in Sol maggiore, potremmo trovare cosa di questi due accordi? Nessuno dei due, perché Sol, La minore, Si minore, Do maggiore, Re maggiore, Mi minore. Non troviamo né il Si bemolle né il La maggiore 7. E allora cerchiamo di pensare a questi due accordi, facciamo lo stesso procedimento, cioè vediamo questi due accordi dove ci possono portare. Amore, amore, sono due accordi di tensione. In particolare, se io mi sintonizzo su quest'ultimo accordo, sento che vuole risolvere da qualche parte. E dove risolve il La 7? Risolve il Re minore. Infatti, se siamo in Re minore, se andiamo ad armonizzare il nostro Re minore, troviamo certamente sulla sua dominante il La 7 e sul sesto grado il Si bemolle. Quindi la mia analisi di questo brano, di questo special del brano, è che abbiamo modulato dal Fa in due altre tonalità, una parte in Sol maggiore, caratterizzata da questi due accordi La minore e Mi minore, e poi abbiamo modulato in Re minore, caratterizzato da questi due accordi Si bemolle e La maggiore 7. Ed infatti quando riprende poi dalla strofa, quando fa amore, amore, invece di suonare l'accordo della tonalità, cioè il Re minore, suona lento lento, adesso batte più lento, ciao come stai, cioè va in Fa maggiore, ritorna in Fa maggiore, che guarda caso è la dominante, la relativa maggiore del Re minore, cioè si sposa benissimo con il Re minore. Qual è la riflessione che suscita l'analisi di questo brano? Abbiamo modulato in tonalità particolari, difficili da comprendere. Perché? Perché tutte le volte che modulava non veniva mai suonato l'accordo principale della tonalità. Abbiamo modulato in Sol maggiore, ma il Sol maggiore non veniva suonato, veniva suonato il La minore e il Mi minore 7. Abbiamo modulato in Re minore, il Re minore non veniva suonato, veniva suonato il Si bemolle 7 e il La 7.
Comprendere le modulazioni non è difficile, quando il brano modula non è difficile, perché spesso viene suonato l'accordo da cui parte la tonalità, in questo caso no. E allora abbiamo visto come fare. Uno, bisogna capire a quale famiglia di accordi appartengono quegli accordi che vengono suonati, uno, e due, bisogna sentire su quegli accordi se vi è una risoluzione oppure se vi è ancora una situazione di tensione. E allora, su quelle parti del brano noi abbiamo sentito sia sul La minore che sul Mi minore che c'era tensione e quindi l'accordo era diverso, quello della tonalità abbiamo visto che era Sol, e così anche sul Si bemolle e il La7 la stessa cosa. Il segreto è quello di cantare la canzone, perché se canti senti se il brano in quel punto risolve oppure se è ancora in uno stato di tensione. Cantare fino al punto anche di uscire dal brano e inventarsi nuove melodie, perché devi andare alla ricerca della tonalità. Cantare è fondamentale per la ricerca della tonalità. Cosa succede se tu non canti e ti fondi le tue analisi soltanto sugli accordi? Che potresti essere portato da qualche altra parte. Quando facevamo Mi minore, no, La minore, oppure abbiamo detto Re undicesima, potresti pensare che la tonalità sia Re maggiore o sia Mi minore. Devi cantare, perché cantando invece riesci a percepire meglio se sei in una parte in cui il brano presenta una tensione oppure una risoluzione. Bene, questo è tutto. Come al solito aspettiamo i vostri commenti, perché come avete visto in questo caso Lord Gwynn ci ha permesso, diciamo, di approfondire un brano bellissimo che meritava, come abbiamo visto, un'analisi più approfondita. Ci vediamo la prossima volta.